Hai un immobile da mettere a reddito? Vediamo le due alternative per ricavare un profitto dall'appartamento libero e soprattutto analizziamo aspetti positivi e negativi di entrambi. Per una locazione tradizionale, solitamente di 4 anni con rinnovo automatico per altri 4 anni, una volta trovato un buon inquilino, fai molta attenzione alle garanzie che può darti il conduttore. Non hai più particolari attività da svolgere, sarà l'affittuario a dover arredare la casa e tu ti sei assicurato un reddito mensile. Aspetto negativo della locazione ad uso abitativo è la possibilità che il conduttore non paghi il canone di locazione. In questo caso potresti avere la necessità di intraprendere un'azione legale. E nel frattempo colui che detiene la casa potrebbe anche non pagare l'affitto. Paradossalmente potresti essere chiamato a pagare le tasse anche su un reddito che non hai ancora percepito. Per quanto riguarda la locazione breve, quella che si fa tramite siti come Airbnb o Booking, indicata soprattutto per appartamenti nel centro storico vicino al mare, ma ormai diffusa in tutta la città, l'aspetto positivo è sicuramente rappresentato da un guadagno che può essere molto più elevato e più sicuro rispetto ad un tradizionale canone di locazione. Ma attenzione, questo tipo di utilizzo ha degli aspetti che vanno sottolineati. Prima di tutto dovrai arredare la casa e corredarla di tutto quanto necessario per un comodo soggiorno dell'ospite. Ma soprattutto sappi che ti troverai a dover svolgere un vero e proprio lavoro. La gestione delle prenotazioni, l'assistenza ai turisti e non ultimo check-in e check-out ruberanno spazio al tuo tempo libero. A meno che tu non decida di affidare la gestione della casa a siti specializzati, che comporterà una riduzione del tuo profitto pari ad almeno il 20%. Vuoi un consiglio su costi e benefici delle locazioni? Allora vienimi a trovare. Io sono Ruggero Ardito della Vale Immobiliare. Ti aspetto. Vale Immobiliare. Diamo valore alla tua casa.